Ilary Blasi ha deciso di dare il colpo di grazia a Totti con Unica 2. Ecco cosa accadrà. L'indiscrezione bomba. La showgirl ha deciso di andare avanti con la sua vendetta. E dopo Unica arriva la seconda parte del documentario Netflix. Ecco di cosa parlerà. La Blasi non ha nessuna intenzione di fermarsi con l'ex marito e sembra pronta a tutto pur di far valere le sue ragioni dopo i tradimenti e la fine del matrimonio. La conduttrice sarà di nuovo protagonista del documentario Unica, dopo il successo su Netflix della prima parte. Ilary Blasi, come ha anticipato Dago Spia, racconterà quindi la sua nuova vita dopo la separazione da Francesco Totti. Un progetto questo che è stato confermato anche dal settimanale Chi, proprio nella scorsa edizione di mercoledì 19 giugno. Ma di cosa parlerà? Ilary Blasi torna con un documentario. Di cosa parlerà Unica 2? Nuovo affondo a Francesco Totti. Dopo aver raccontato l'incontro, la crisi e i tradimenti di Francesco Totti nel documentario Unica in onda su Netflix, la Blasi parlerà della sua rinascita. Nella seconda parte del documentario la showgirl racconterà la sua nuova vita dopo il divorzio con l'ex capitano della Roma. Nel progetto quindi una parte importante la avrà Bastian Muller, il suo nuovo fidanzato da cui è inseparabile. Dall'altro lato invece Totti fa ormai coppia fissa con Noemi Bocchi e pare che tra i due si parli di matrimonio e figli, nonostante ne abbiamo già entrambi dalle precedenti relazioni. Ma qual è il colpo che la conduttrice vuole affondare al suo ex? Dopo la separazione dall'ex marito, la Blasi è stata vista in compagnia di Bastian Muller, un imprenditore tedesco che in molti si sono chiesti da dove fosse sbucato. I due sono sempre in giro per il mondo oppure si ritrovano in Germania, da lui, o a Roma, da lei, nella casa all'Eur in cui Ilary ha vissuto per oltre 20 anni con Francesco Totti e i loro tre figli, Christian, Chanel e Isabel. Nel nuovo progetto, che non sarà il seguito del primo ma si concentrerà sulla nuova vita della showgirl, si parlerà quindi del nuovo amore. Il successo di Unica, con oltre 8 milioni di ore viste e un guadagno di circa 700.000 euro per la conduttrice, ha condotto la stessa a girare un nuovo documentario. Ilary infatti è stata immortalata a pinza durante le riprese insieme alle sue amiche. Come anticipato da Chi, però, questa volta le donne non parleranno di Totti, ma del nuovo amore della conduttrice e soprattutto della sua nuova vita lontana dall'ex marito.